Ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, sono Werty e oggi scriveremo di nuovo a Carolina Sanna. Sì, l'altra volta non è finita per niente bene, ha scoperto che era uno youtuber e che stavo registrando e stava venendo a casa mia. Sì, ragazzi, è successo un casino, ma per fortuna non è successo niente. E secondo me Carolina Sanna è un parabiato, quindi dobbiamo calmarla un po', perché questa è pazza. Se non avete ancora visto il primo video di Carolina Sanna, andatelo a vedere, mi raccomando. Direi di andarla a salutare, inviamoci un messaggio. Ciao Carolina, come stai? Che ragazzi, mi sta scrivendo, ok. Ecco, ha risposto. Aspetta, prima che vi lascio il video, devo salutare alcuni di voi. Saluto a chiocciolazer.10, saluto chiocciolafandil3sic, saluto chiocciola lele14forte_hqhche, saluto chiocciola il_vostro_fra10, saluto chiocciola rengon_lazydude, saluto chiocciola monoculustimetraveler, saluto chiocciola simonaferraro6200 e saluto chiocciola KingMax549. Mamma mia ragazzi, ma quanti siete? Comunque, ora vi rilascio al video. L'altra volta mi hai fatto molto arrabbiare. Non volevo farti arrabbiare, scusa. Ma è arrabbiata ragazzi, per l'altra volta. Ragazzi, io ve lo ripeto, ve l'ho ripetuto anche nello scorso episodio, vabbè, chiamiamolo così. Non dovete mai scrivere a Carolina Sanna, mi raccomando, perché è pericolosissimo. Lo sto facendo solo per intrattenimento e diciamo per scoprire la verità, le sue origini e le sue cose. Quindi ragazzi, voi non scriveteci mai. Ho visto il tuo video su YouTube, faceva schifo e mi hai preso tutto il tempo in giro. Schifo non faceva. Non ti ho preso tutto il tempo in giro, non è vero. Ragazzi, siamo amici di un'assassina, evviva. Vuoi giocare? No. Ti piace la mia foto profilo? È proprio bella. Cioè, è fantastica. Bellissima, ragazzi. Chi è d'accordo con me? Non è vero, perché fa veramente schifo ed è bruttissima. Dobbiamo stare attenti a questa, perché è veramente pericolosa. Oh, mi ha scritto subito. Per perdonarmi dovrai dire per 5 volte Carolina è la migliore. Sì, e io dirò Carolina è la migliore per 5 volte. Ma quando mai? Oh, che è stato? Madonna. No, lo dico subito, c'ho i fantasmi a casa. Va bene, la devo perdonare. Quindi, Carolina, se mi senti, lo sto per dire. Carolina è la migliore, Carolina è la migliore, Carolina è la migliore, Carolina è la migliore, Carolina è la migliore. 5. Ok, è fatto. Ok, bravo. Ma non è finita. Ma porca. Che devo fare? Ho paura di quello che potrebbe fare, perché dicono che ha tipo poteri oscuri o qualcosa del genere, insomma. Per perdonarmi dovrei fare un altro gioco. Oh no. Va bene, facciamo questo gioco. Ti mostrerò delle immagini della mia famiglia e tu dovrai indovinare chi è. Ok. Tipo è indovina chi. Solo che questa è la versione maledetta. Sì. Oh, ma che? Perché c'è una foto tipo di un fantasma? Chi è secondo te? Mio padre o mio cugino? Che brutto. Ti ricordo che se sbagli la risposta, lo so quello che vuoi fare. Bene, comunque dobbiamo pensare. Allora, secondo me potrebbe, non lo so, potrebbe essere il cugino. Padre di Carolina non è lei, secondo me questo è il cugino. Perché, cioè, non ha i bottoni. Secondo me, cioè, il padre e Carolina si assomigliano, quindi dico che è il cugino. Il cugino, che gli ho inviato. Bravo, indovinato, cucciolo. Ma perché mi fa ste cose? Va bene. Ora la prossima, no, un'altra, no. Chi è secondo te? Mio padre o mio zio? Allora, ragazzi, io non lo so, perché lui non ce li ha i bottoni agli occhi, quindi potrebbe essere lo zio. Però secondo me è il padre. Poi intanto scrivete sotto nei commenti chi è secondo voi il padre o lo zio. Quindi scrivete sotto nei commenti, eh. Non penso che Carolina abbia uno zio, cioè non lo so, vabbè. Noi scriviamo il padre, se moriamo è stato bello. Speriamo che sia la risposta giusta, speriamo. Bravo, hai indovinato di nuovo. L'abbiamo indovinato, ok, buono. Ora aumentiamo la difficoltà. In che senso aumentiamo la difficoltà? No, 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 no.
La nuova stagione Marvel è arrivata su Fortnite e io proprio per questo andrò a shopparmi il pass battaglia. Ok, eccoci qui, andiamo, ottieni il pass battaglia, ecco, compra pass battaglia, confermiamo l'acquisto. Ok, eccolo qui, perfetto, pass battaglia sbloccato. Come prima skin abbiamo Gwenpool, molto molto bella. Molto molto bella, devo dire. E poi ci danno, vabbè, delle stelle, vabbè, cose così. Guardiamola bene nell'armadietto, vediamo se ha anche degli stili. Ok, sì, ha anche degli altri stili. Molto molto bello. Qua senza maschera. Ah, ok, qua senza il disegno. Ok, molto molto bello. Io vi consiglio di shoppare questo pass, che è molto bello. E vi consiglio anche di giocare a questa season, perché devo dire che è davvero fantastica. E ora vi rilascio di nuovo al video. Oddio, chi è? Mia zia o mia madre? Se il padre era un pagliaccio, la madre potrebbe essere anche un pagliaccio, però lei ha i bottoni agli occhi. Non penso che sia la zia. Secondo me è la madre. Abbiamo indovinato, let's go! E ora l'ultima. E secondo te? Nessun indizio. Oddio. Quindi la devo indovinare io. Lei non mi dà indizi, cioè non mi dà opzioni. Dovresti sapere chi è. Forse un mio amico o forse qualcun altro, ma vabbè, ci iscriviamo anche lo zio e tanti saluti, lo zio. Speriamo di aver indovinato, ragazzi, Speriamo di aver indovinato. Hai sbagliato. No, come abbiamo sbagliato? No, no, raga. Sai chi era? Chi? Chi era? Era la tua anima. Che cosa sta dicendo? Vado che hai sbagliato. Sto arrivando. Raga, mi sta prendendo in giro oppure sta avvenendo davvero? Cioè, dammi un indice, dammi qualcosa, perché posso capire che sei qui, che stai arrivando da me. Cavolo. Aspetta. Sono dietro la tua porta. No. La situazione ci sta sfuggendo un po' di mano. Aprimi. No, non ti apro. Ho detto aprimi. Ho detto no. Ormai è troppo tardi. No, cosa è troppo tardi? Cosa? Vuoi detta o vuoi fatti? La voglio detta, che non ho capito. Allora girati. No. No. Che cavolo mi devo girare se non c'è ne... Oh. Ma? Dove cavolo sono? Oh no. Oddio. Oh no. Ragazzi, mi ha rapito Carolina. Cavolo. No. Allora, come faccio a uscire? Ragazzi, che posto di schifo è mai questo? Che cos'è sto coso? Perché qui ci sono dei guanti? No. Come cavolo faccio ora a uscire da qui? Oh cavolo. Lì c'è una... Ragazzi, lì c'è un buco. Forse posso arrampicarmi con quella sedia e posso salire. Aspetta, vediamo se riesco a fare qualcosa. Sì. Ragazzi, sono riuscito a salire. Dove cavolo sono? Ma che... Sono in mezzo all'erba, ma che cavolo... Cavolo sono? Maledetta Carolina. Sono finito in mezzo all'erba qua, lo sporco. Che schifo. Mamma mia, che schifo. E ora come faccio a ritornare a casa? Aiuto. Camminiamo. Ma che razza di posto è mai questo? Ci sono le pietre qua. C'è l'erba qua.
Devo cercare magari un modo per scappare, ma qui ci sono troppe piante, non posso passare per di qua. Ah, aiuto. Comunque. Oh, raga, c'è un rumore? C'è tipo una sirena? Che cavolo è? Oh, oh,